Fabrizio, partiamo dalla fine di Ascoli Ternana. Abbiamo visto un Caligara scatenatissimo sotto la curva. No, era importante partire bene, ero felice dopo la partita perché era la prima, siamo partiti nel modo giusto davanti a 8.000 persone e non c'era miglior modo di ricominciare da dove avevamo finito. Tuoi gli assist per Botteghin e per Collocolo. Collocolo a fine gara ha detto: abbiamo provato in settimana i tiri dalla bandierina, poi Caligara sa calciare bene. No, sono schemi che abbiamo provato in settimana e sui dei punti deboli degli avversari e abbiamo sfruttati al meglio e abbiamo portato a casa la partita grazie a due episodi da palle native. Tu ormai sei alla tua terza stagione in bianconero, e qual è finora il tuo bilancio rispetto all'anno scorso? È stato cambiato modulo? Il mister cosa ti chiede quest'anno? Rispetto all'anno scorso giochiamo un calcio diverso, con diverse, l'anno scorso chiedevano cose diverse, però mi sto trovando molto bene, c'è ancora tanto da migliorare ma abbiamo tempo per lavorare e niente. Nel tuo ruolo cosa cambia? Tra l'altro la base della squadra è rimasta un po' quella dell'anno scorso per la maggior parte degli elementi. Cambiare non cambia più di tanto, giochi sicuramente un po' più dentro il campo rispetto all'anno scorso. E a livello di squadra il gruppo ormai è quasi formato, siamo verso la fine del mercato, quindi il gruppo è ben solido, si sta creando un gran gruppo e niente. I nuovi come si stanno integrando e quanto c'è nel merito vostro, insomma, nel farli inserire al meglio? I nuovi sono stati subito messi a disposizione per integrarsi al meglio e adesso si sta creando quell'alchimia che serve per creare un grande percorso. Sembra quasi che con la Ternana tu abbia un conto aperto, perché a gennaio l'anno scorso, nel campionato scorso, avevi segnato a Liberati, poi nell'ultima partita due assist. Speriamo allora di giocare sempre contro di loro. No, a parte gli scherzi, no, sono contento più per il risultato che per gli assist o il gol della partita scorsa. Sei stato acquisito interamente proprio quest'anno dal Cagliari, Cagliari che fra l'altro è una delle neo-retrocesse. Che soddisfazione è stata per te essere interamente un calciatore dell'Ascoli? Dopo la prima stagione, quando venii qua, che ero rimasto molto contento, ho voluto fortemente ritornare perché è una piazza incredibile e avevo voglia di giocare davanti ai magnifici tifosi, perché purtroppo il primo anno per il Covid non c'è stato modo di poterci giocare. Quando vedi lo stadio con 8.000 persone è una spinta in più per dare il 110%. Sabato arriva una SPAL per il secondo match interno consecutivo, una SPAL col dente avvelenato, anche perché alla prima di campionato è stata sconfitta dalla Regina, quindi avrà voglia di ribalsa. Che partita ti aspetti? Sarà una partita dura come è stata quella di domenica. Noi pensiamo sempre a dare tutto noi stessi e poi quello che è il campo che parlerà. Hai parlato tu prima dei tifosi, quanto sarà importante avere una cornice di pubblico come quella della partita con la Ternana per provare a fare il secondo exploit interno? I tifosi sono una cosa incredibile, ci danno una spinta in più nei momenti difficili e nel momento in cui la partita si mette su dalle nostre parti è ancora meno una continua spinta, e anche per venirci a giocare per gli avversari non è molto semplice. Grazie. Grazie a voi.